Buongiorno ragazzi, domani sono troppo emozionata. Esce la nuova stagione di Bridgerton ed è uno dei pochi scopi della mia vita ultimamente. Aspettare questa cosa, sapete quando vi dite tipo mi previsto delle piccole date, dei piccoli obiettivi mensili o non lo so quanto, così vi aiutano, no? A non stare lì e pensare, oddio, cosa faccio, cosa questo. Esattamente questo. Ovviamente domani Ross viene qui e lo guardiamo insieme. Sono super emozionata. Su TikTok ho visto tipo che sta cominciando a uscire clip dei primi 5 minuti del primo episodio. Scorri, 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 non voglio sapere niente. Oggi sistemazione, quindi. Ieri siamo andate con Ross appunto e mi ha aiutato a scegliere un colore che spero vada bene. Spero di non fare danni. Non lo so, ragazzi, purtroppo questa è la disperazione perché lo sapete, sto provando di ogni per togliere sto riflesso, ma purtroppo se non si tonalizza, non si fa una tinta sopra con gli shampoo, non si fa più di tanto. Ci ho provato. E quindi ho provato a prendere questo, che dovrebbe essere appunto una tinta non troppo pesante. 7A Ash Taupe Grey. Sia Ash, sia Taupe, sia Grey sono tutti freddi, quindi spero che tutta questa combo di cose vada bene. Ne ho prese due confezioni perché secondo Ross ho tanti capelli. Avrei voluto farlo domani con lei, però ho troppa ansia, quindi lo devo fare oggi, cioè mi devo togliere il pensiero e via. Metto i miei guantini viola, porta fortuna. E vabbè, ovviamente inizio con una confezione. Tra l'altro le istruzioni per fortuna sono scritte in inglese, quindi ce la dovrei fare. C'è scritto mettere soluzione 1 e 3 nella soluzione 2. Shakerà il contenitore perché appunto, come si dice dal nome, Hello Bubble è tipo una foam, per questo è un po' più leggera appunto di una tinta normale. Applicarla, lasciarla 30 minuti, vabbè, risciacquare, shampoo, il treatment, eccetera. Soluzione 1 e soluzione 3 da mettere nel flacone. Beh sì, effettivamente è piccolino. Questo è il flacone 2. Poi c'è questo libretto con all'interno il coso per non sporcarsi, qua il bavaglione e pure i guantini, che però sono questi qua che io odio. Con la miscela, questa leggermente più densa, sembra tipo un olio questo. Bene, e shakerare. Mi vado a dividere i capelli in due parti, così faccio prima questa e poi quella sopra. In realtà la vado a spalmare molto a caso perché tanto la devo mettere un po' ovunque. Vediamo, ah ok, così. Non si torna indietro adesso. Cerco di metterla bene ovunque. Puzza un po' di pesce se posso dire, non so secondo quale principio, ma è così. Ovviamente rispetto al colore che ho adesso sicuro verrà un pochino più scura e poi dopo, guardate come rimane, e poi dopo quei lavaggi si andrà a schiarire. Appena finita di applicare, adesso conto appunto 25 minuti perché non la voglio tenere mezz'ora. Tra l'altro è molto leggera perché contate che avevo sporcato un pezzo qui della porta che è bianchissimo, ho detto ecco qua, adesso si macchia tutto. Invece è andata pulita, stessa cosa addosso, non mi sono rimaste le macchie come la tinta. Tra l'altro ne è rimasta un botto, cioè io continuavo a spremere e sembrava non finire più. Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1, big reveal! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Molto meglio! È un pelo più scuro, ma proprio un pelo. Ovviamente dove c'era il mio colore, vedete, c'è un riflessino un po' diverso. Per il resto, guardate, almeno non c'è più quel riflesso arancio. Vediamo anche alla luce, poi alla luce oggi piove, figuratevi. No, qui non si vede assolutamente nulla. Guardate adesso, il colore sarebbe stato perfetto. Sto male. Mo vado così, li riattacchi gentilmente, grazie. Molto soddisfatta. Adesso mando la foto anche a Ross, così gli dico: guarda, non ti ho aspettata, l'ho fatto e basta. Perché tanto noi abbiamo la prescia, le cose le dobbiamo fare subito. Sì, comunque qua è la luce migliore. E poi vedremo al sole. Visto che per cena non voglio fare nulla di sconvolgente, ho messo un raviolo qua, ci ho messo il pak choi, la cipolla e alcuni funghetti. E poi ci butto questi qua che sono, lo sapete, tra i miei preferiti. Buongiorno ragazzi, oggi Bridgerton Day, mi sto preparando il vanilla latte qua. Ho scoperto che Bridgerton esce alle 9 italiane, quindi qua dovrebbero essere più o meno le 4 di pomeriggio. Ross viene alle 5, quindi perfetto, in teoria devo solo aspettare un'ora. Ce la posso fare. Ce la posso fare, mi tengo occupata. Ieri pioveva tantissimo e infatti alla fine non ho portato Ami la sera perché vi giuro il pensiero di tornare, risciacquarlo. Col fatto che l'asfalto è fatto con tutti dei granellini che rimangono addosso, tutti questi granellini nel pelo, vi giuro ogni volta è un disastro. Asciugalo, fallo. Ho detto vabbè, lo porto domani mattina. Tanto se c'è poi il sole l'asfalto si sarà asciugato perché qua l'asfalto è fatto tipo le piastrelle del bagno. Cioè la mattina dopo è subito tutto asciutto, non lo so com'è possibile. Quindi adesso appunto faccio la mia colazione.
mi riprendo un attimo e poi porto i signorami fuori, che sicuramente starà scoppiettando perché ieri neanche quella grande ha fatto, per intenderci. Mentre che aspetto Ross che arriva, ho iniziato a vedere Il pianeta delle scimmie, perché adesso è uscito il nuovo film e io mi ricordavo di aver visto il primo, che mi ricordavo la scena quella degli alberi, però non sapevo bene la storia. Mi è piaciuta tanto, mi sono messa a piangere perché purtroppo quando ci sono animali, cioè ragazzi, non è proprio cosa. Tra l'altro non ho nessun tipo di snack qui a casa perché col fatto del preciclo eccetera cerco di tenere meno cose possibile, perché sennò, ve l'ho detto, io brassa capro la bocca, posso mangiarmela qualunque. L'unica cosa è che mi sono fatta un piccolo meal prep. Qua ho preparato il riso, refill di riso. Qua anche ho preparato la pastina con i piselli, che un po' me la sono mangiata a pranzo. E poi qui anche c'è del riso con la salsiccetta, l'uovo, verdurine eccetera. Quindi c'è, vedete, non c'è nulla. Poi a cena volevamo prendere la pizza. In realtà all'inizio lo volevamo fare noi. Poi ho pensato, con la friggitrice aria, ma quando affittiamo? Oh, è la prima volta che apriamo la pizza di Papa John's in Corea. L'amica già l'ha provata. Dove? In America? Dove era? Sì, in America. Vediamo. Comunque stiamo guardando, raga. Stiamo guardando. Stanno le hamburger. Sì. Vai, fai vedere. Pizza americana, ragazzi. Allora, pizza americana. È inteso di nome, okay? Pizza, certo. Tu lo vuoi? Vorresti, Questo girato mi rappresenta. E qua la contornanza, i cetriolini. Per te? Quelli non mi piacciono. L'avevo già detto un'altra volta. No, la cetriolata. Ho detto perdonatemi. Però con questo tipo di pizza sta bene. Che vuole? Allora, una photocard? Non è vero, non è una photocard. Ma i cetriolini. Buono. Garlic dipping sauce. Ah, quello sempre pure. Ragazzi. Urlato. Letteralmente gridato. Non mi aspettavo questa fine delle prime quattro, perché ora abbiamo 4 settimane. Vi giuro, non ce la faccio. Mi sento così. Non so se ce la faccio ad aspettare. No, più che altro mettetecelo tutto. Non fateci aspettare, sì. Petizione per Netflix. Basta. O almeno mandatecela a me in privato. Non diciamo spoiler. Niente. No. Noi non siamo persone che spoilerano. Io zero, mai spoilerato. No, non mi piace. Mandatecele, possiamo fare una review. Silenziosa. Agli autori, non so. Sì, sì. Però per favore, non possiamo aspettare un mese, Italia. L'ho detto, mettetemi in coma vegetativo. Ibernatemi, se si potesse. Sì, alcune cose me le aspettavo diverse. Mio prefe, Benedict. Il Benedict qua sta iniziando a muovere mio, un po'. Mio Bridgerton prefe, lei signora? Dei Bridgerton. Nel senso, a me piace Anthony, questo da sempre l'ho detto. Sono scioccato, riesco a togliermi la mano dalla faccia. Abbiamo urlato un paio di volte. Noi, fermi! È stato tutto così. Quanto sarà durato? 3 minuti? Cioè, l'ultima c'era poco, secondi. Ah, Rosalba è rimasta scioccata, ragazzi. Non sapeva di quasi da notte. Lei pensava ci fossero i bagni nelle case del tempo. Gli ho detto, ma sai che. E poi lo sputavi dove? Nell'erba. Buongiorno, ragazzi. Ieri mi sono scordata di fare una chiusura video, ma. Comunque, tanto lo sapete ormai. Sono contro luce, forse meglio, forse peggio. Sto facendo colazione, ultimamente adoro fare questo mix. Metto l'insalata, riso, uova e la salsiccetta sostanzialmente. Poi ci taglio il cetriolino fresco, che fa tutto il bel crunch. E è una figata. Tra l'altro mi sono svegliata 3 volte stanotte. La prima perché ho sentito un rumore, si vede qualcuno ha fatto cascare qualcosa. Per una volta che ero riuscita ad andare a dormire presto, perché prima delle 2 sono andata a dormire. Poi a un certo punto ho sentito Ami che si lamentava. E visto che era collegato al sogno che stavo facendo, che non mi ricordo, però in quel momento in cui mi sono svegliata mi sono detta, oh mio Dio, pensavo che Ami stesse male o robe. E invece gli era cascato questo ossettino dietro la finestra, quindi rialzati. Dopodiché sono dovuta andare al bagno e quindi mi sono risvegliata adesso che è mezzogiorno. Fatto sta, appunto, abbiamo visto Bridgerton e io ho visto 3 film, ragazzi, 3 film. Tra l'altro li trovate su Disney Plus, del Pianeta delle Scimmie, che... mi è piaciuto un sacco, non so perché io non l'abbia mai guardati, ma comunque. Adesso appunto è uscito il nuovo, che è al cinema. Quindi ovviamente me lo voglio andare a vedere. Il problema è che molto spesso parlano col linguaggio dei segni e ovviamente qua nel cinema metteranno i sottotitoli in coreano. Si può fare, magari qualcosa capirò. Mi sono vista Kung Fu Panda, tutto in coreano, insomma. Penso questo non sia il problema. Quindi stavo controllando dall'app se ci sta qualche spettacolo. Come sempre lo
sapete, io arrivo fino a Yongsan. In realtà ce n'è uno anche più vicino da casa mia, però tanto che stiamo a fare, insomma. Oggi sono libera, altrimenti mi sarei rivista a Bridgerton, cosa che comunque non escludo che io faccia questa sera. Io prendo sempre la sezione esterna perché almeno sto lontano da tutti. Lo pago direttamente dall'app, almeno faccio prima. Biglietto preso. Sono arrivata, ho stampato il biglietto. Guardate, c'è anche la, come sempre, il gabbiottino a tema. Come sempre poi vado a Sio a prendere più che altro da bere perché non ho fame. Sono appena uscita dalla sala. È ancora giorno, fa stranissimo perché sono quasi le 7 di sera. Comunque questo film non mi è piaciuto per niente, ragazzi. Cioè, veramente noioso. Non so qual era il senso di fare questo film esattamente. I primi tre, se volete, guardateveli perché sono bellissimi. Mi hanno fatto impazzire. Questo proprio non c'entra niente. Adesso prendo un po' d'aria e dopodiché, visto che alcune cose ho comprate su Coupang, altre mi mancano. Qui c'è Imart. C'è la canzone di Rapunzel, stanno suonando. Sentite? And the last I see the lights. Riuscite a sentirla? Comunque sì, qui c'è Imart, quindi poi passo a prendere le ultime cose. Visto che sono tornata tardi, mi sto mangiando l'avanzo della pastina con i piselli che ho fatto ieri, credo, sì. E sto già riguardando Bridgerton, ragazzi, non ce la faccio. Ho bisogno di assimilare parola per parola. Sopportatemi, vi prego, non so che altro dire. Buongiorno ragazzi, ieri non ci siamo sentiti perché ho dovuto lavorare a dei video, delle cose da inviare, quindi è stato noioso per voi comunque da assistere e vedere. L'unica cosa, diciamo, eclatante è stata che mi è venuto in mente l'altro giorno così a caso, perché lo sapete poi che questi giorni sto riguardando tutti i film più vecchi. Anche l'altro giorno mi sono vista quel pazzo venerdì con Lindsay Lohan, stupendo. Mi è venuto in mente di rivedere uno dei film, penso che... Quando ero un pochino più piccola, perché l'ho visto che forse avevo tipo 12-13 anni, mi aveva scioccata perché forse era uno dei primi film sulla guerra che vedevo. E si chiama Troy, che ha un cast spettacolare, ragazzi, da Orlando Bloom a Brad Pitt, veramente ce n'è di ogni. Aspettate che vi appoggio qui, così parlo bene. E appunto mi è rivenuto in mente, ho detto no, guardarlo subito. Però ovviamente non è un filmetto tipo che fai, vabbè, una cosa sciocchina, la guardiamo. No, è un film intenso, pesante, comunque importante, ma bellissimo, che dura 3 ore. È sulla mitologia barra storia greca, Odissea, cose, che è un argomento che, non so se vi ho mai detto, ma mi appassiona tantissimo. Io adoro tutto ciò che riguarda l'antica Grecia. Infatti, se avete qualsiasi film da consigliarmi, voi scrivetelo sotto nei commenti, perché sicuramente la maggior parte l'avrò già guardato. Però non si sa mai che esce fuori qualche perla interessante, io veramente adoro. Allora, programma di oggi, in realtà avrei voluto andare fuori, fare picnic, robe, ma lo sapete, io sabato e domenica cerco sempre di evitare questi luoghi troppo pubblici, perché qui in Corea, essendoci la cultura del lavoro molto impegnativa, molto pesante, loro si svagano sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica. Quindi sono le giornate ovviamente più piene in questa tipologia di posti, soprattutto poi con le belle giornate che ve lo dico a fare. E onestamente non me la sento. Quindi credo rimarrò qui a casa. Mi farò una giornata tra ragazze, io e io. Che comunque, ricordatevi, noi siamo sempre le persone più importanti della nostra vita. Mettetevi sempre al primo posto, ok? Sempre. Quindi oggi treating myself. E poi appunto vedo se non c'è troppa gente, passo al mio banco del mercato preferito. Devo ricomprare i cetrioli e forse l'insalata. Outfit da agente segreto e si va al mercato. Ovviamente si muore di caldo, quindi onde evitare, ho messo il cappellino. Ho legato i capelli, cosa che non faccio quasi mai. Quindi primo step, andare a questo Olive Young. Olive Young è stato un fail, almeno questo, perché non avevano quello che cercavo. Quindi niente, vado da Daiso e vado al mercatino. Col mercatino, come al solito. Questo è il mio banco preferito. Ok, è stato veloce e indolore, ho pagato solo 3.000 won. Tra l'altro il mio banco preferito di Banchan, che sono i contorni quelli già fatti, ma ormai non ci servono perché io li faccio da sola. A parte la fish cake loro, che vi giuro è buonissima, e non riesco a rifarla uguale, infatti rosico. Però ovviamente Daiso, che sta sempre qui. E anche questa è stata fatta, mi sono anche riguardata le veline. Però confermo, ragazzi, cioè, gli anziani sono di una maleducazione. Ho preso quindi i miei cetrioli, appunto ripeto, 5 cetrioli per poco meno di 2 euro. Poi ho ripreso questo perché ogni tanto ha cambiato, tanto 1000 won, che è lo straccetto quello che uso
lì. Poi questi sono quelli per la friggitrice d'aria. Questo qui è il profumino che andrà messo. E poi questi, ragazzi, sono fondamentali qua in Corea se venite a stare per lunghi periodi, perché dovete sapere che qui c'è molta umidità. E può essere, essendo anche che le case sono costruite un po' così, devo dire, che si faccia la muffa negli armadi e sui vestiti. Ho visto un sacco di video di gente che c'ha proprio la muffa sui vestiti. Quindi questi servono proprio a prendere tutta quella umidità. Ad esempio qui nel mio armadio molto colorato, qui ho la vecchia che ho messo circa 2 mesi fa. Guardate. E vi faccio vedere, adesso la apriamo insieme, come originariamente. Vedete, qua sopra ci sono le palline che assorbono appunto l'umidità. Poi diventa acqua, come avete visto. È assurdo. Questo in realtà andrebbe fatto adesso poi d'estate almeno ogni 2-3 settimane, o comunque tenere d'occhio le bustine e vedere. Quindi la metto sempre qui a metà più o meno. Queste sono, diciamo, quelle cose che se non ci vivi non lo sai, non te ne accorgi, può essere un problema, capito? Sempre meglio prevenire che curare, questo è proprio il motto di vita. Sì, l'ho fatto, ho rimesso la seconda stagione di Bridgerton, ma sorvoliamo, tanto ormai lo avete capito. Per pranzo mi sono fatta i gamjajeon, che sarebbero quelli con le patate, perché li avevo da finire, ho detto vabbè, faccio così. Qui c'è la cham sauce e la salsa di soia. Ho scordato di mettere i pezzetti di cipolla, ma vabbè, tanto ce li ho qui insieme ai cetrioli. E questi appunto sono gli altri. In realtà è molto semplice da fare, basta tagliare le patate alla julienne, poi ci mettete la farina, io ci metto sale, pepe, padella, tac tac tac, e via. Sono buonissime, si possono fare con tantissime cose, si possono fare surimi, zucchine, veramente di tutto. Buongiorno ragazzi, anche oggi sono stata svegliata dal buon Ami. Almeno non sono alle 8 di mattina, è comunque un miglioramento. Però poi guardate lui dove si mette, questa cosa mi spezza. Poi lui si mette lì a fare la sua dinna. Ma voi svegliate le persone e poi vi rimettete a dormire? Ma si fa questa roba? E sbadia pure. Sei proprio assurdo, eh? Ti perdono perché sei super carino. Quindi mi sono appena svegliata, cioè lavata faccia, cioè faccia tutta gonfia. Però questi giorni c'è di buono che sto riuscendo ad andare a dormire prima rispetto al solito. Ieri mi sono scordata di riprendere la sera, molto probabilmente perché non ricordo di averlo fatto, quindi vi siete persi questa parte. Comunque abbiamo deciso di fare il picnic a Yoito oggi con Ross. E voi direte, ma noi ti vediamo sempre solo con Ross, incontrerai anche altre persone? E invece no. Parlo solo con Rosalba, giuro. Poi questo periodo capite bene che io non voglio vedere chissà quale persona. Rosalba è l'unica persona che voglio vedere, con cui sto bene, quindi va bene così. Dovevamo preparare questo picnic, quindi mi sono detta, invece che poi andiamo lì e prendiamo questo, che spoiler, ovviamente i convenience store su Land River quasi sempre sono sovrapprezzati. E quindi cosa si può fare? Mi sono messa a cucinare questi due, che sono gli gnocchi di riso con le verdure. Poi questa è un'insalata di patate. Poi dopo voglio fare i cetrioli marinati. Questo qui è un gimbap. E qui dentro ci sono una torta alla banana e due piccoline, che poi è quella che mangerò anch'io adesso, perché mi è avanzato un altro pezzetto dell'altra che avevo fatto, che non dovrebbe essere male. Però sto ancora cercando di capire, come dire, il tempo di cottura in queste cose nella friggitrice d'aria. Ah, si è svegliato, si è messo adesso in posizione pappa addirittura. Scusate sempre questa postazione contro luce, ma quando sono qui seduta, visto che sto finendo di fare colazione, è la cosa migliore. Praticamente sapete un po' tutta la situazione, perché non vi nomino più signor fidanzato, eccetera eccetera. Ora sto meglio. Riesco a parlarne con disinvoltura. Sono molto fiera di come ho gestito tutta questa situazione, devo essere onesta. Ogni tanto ci sta a farsi anche complimenti da soli. Ma in tutta questa situazione mi sono resa conto, ragazzi, di essere una grandissima sottona. Non avrei mai pensato, perché ripeto, parto da una realtà, da una mia realtà personale molto individualista, molto indipendente, però allo stesso tempo io sono una persona estremamente empatica. Tutta la mia vita è basata sulle mie emozioni, tutto, tutte anche le mie decisioni, che a volte può essere negativo o positivo. In questo caso, ad esempio, oggi sarebbero stati 7 mesi insieme appunto a lui, e in questo momento ovviamente noi non ci parliamo, perché poi insomma, salvo alcune situazioni in cui devo chiedergli delle cose,
Ok. Essendo che sono una persona così emotiva, qualsiasi cosa, quando sento il bisogno di lasciarmi andare, di tirare tutto fuori, lo faccio, ma lo faccio a 360 gradi. Ciò comporta anche, in questo caso appunto dei 7 mesi, in qualche modo il doverlo festeggiare. Voi direte, ma che c'è da festeggiare? Sarò pazza? Non lo so, prendetela un po' come vi va. Ognuno poi se la vive a modo proprio, ok, prendere i consigli, però se io frenassi questi miei istinti, chiamateli come volete, sentirei come di star facendo un torto a me stessa, anche se magari non è la cosa più giusta da fare, è un modo che mi aiuta. E poi ripeto, cioè io dico sempre, in futuro non si sa mai, la nostra situazione è molto particolare, quindi il mio modo di esorcizzare un po' questa situazione. E quindi oggi, invece di andare a festeggiare con lui questa occasione, vado a fare il picnic con Rosalba, appunto. Tanto io e Rosalba ormai facciamo più appuntamenti tra di noi che, figuratevi, con il genere maschile, che a volte è un po' campato per aria, diciamo, non so cosa gli passa per la testa. E quindi questo è il senso del mi sono ritrovata ad essere molto sottona, perché pensavo veramente di poter chiudere e ciao, invece no. Però ci sta anche questa cosa, ripeto, io sono molto molto felice della persona che sono, perché sono sempre molto vera con me stessa in primis. Io accetto i consigli degli altri, ma sono molto capocciona, ripeto, può essere positiva o negativa, quindi faccio sempre quello che mi sento di fare. Magari a volte poi me ne pento, probabile, però l'ho fatto e da lì poi si imparano, no, le cose. E questo fatto di essere molto capocciona mi porta proprio a fare tante cose e essere meno frenata in tanti aspetti, perché dico, preferisco non avere rimpianti, no? Di dire, mamma mia, però avrei potuto fare quella cosa. Preferisco il pensiero di, ho fatto quella cosa, magari non è andata come speravo, quindi non è che proprio me ne sono pentita, però appunto avevo delle aspettative diverse, però l'ho fatta. Veramente io posso dire di avere pochissimi rimpianti nella vita, quindi io sono molto fiera della persona che sono stata, che sono e che piano piano, no, poi sto mettendo i mattoncini per la persona che diventerò, che comunque poi non si smette mai di evolversi, cioè nella vita si impara sempre, si cresce sempre, anche a 90 anni spero, non lo so, di arrivarci. Però ecco, questo magari è un pensiero che può incentivare, se magari a volte vi frenate un po' sulle situazioni. Non mi interessa poi appunto di sembrare quella più debole, perché poi debole di cosa? Cioè, se ci pensate, esprimere le proprie emozioni è proprio lì che vi rende forti. Esprimere le proprie emozioni no matter what, quindi indipendentemente da situazioni, da cose, è proprio lì che dimostrate la forza che avete, perché manifestare quello che sentite è sempre una manifestazione di forza, riflette quello che siete, quindi è bello. Non fatevi frenare. Ovviamente, per quanto riguarda le situazioni amorose, dipende sempre dalla situazione, eh? Cioè adesso non riscrivete tipo all'ex super tossico o robe del genere. No, vi sto dicendo però di essere veri con voi stessi. Quindi se sentite di fare una cosa, la fate. Preferisco così. Poi ognuno la vede ovviamente in maniera molto personale, in maniera diversa. Questo è il mio modo di vedere le cose. E niente, come sempre mi sono dilungata, perché poi quando comincio a parlare di queste cose, bla 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 bla, è la fine. Comunque sono le 11:40. Alla fine mi sono ovviamente messa a sistemare, a fare. Ho preparato la borsa per il picnic. Dopo vi faccio vedere tutto quanto. Anche se io ho sempre le stesse cose, cioè quella busta del picnic io ce l'ho sempre pronta per ogni evenienza. Adesso ovviamente comincerà poi la season dei picnic, perché è una cosa che mi rilassa tantissimo, vado sia con gli altri sia da sola. Piano piano mi sono creata tutto il mio kit, quindi è super fornito, cioè c'è tutto quello che serve. L'unica cosa, sapete cosa mi manca? Una lucetta, che vorrei cercare su Shein, magari se c'è una lucetta di quelle ricaricabili, magari in bluetooth o con le pile, perché è molto carina da mettere sui tavolini. Ci sono i pro e ci sono i contro. Pro, molto carina, scenica, instagrammabile, tutto quello che vi pare. Contro, ovviamente, essendo d'estate, cattura ogni tipo di insettino, e quindi già avete il cibo, poi avete la lucetta, no, non lo so. Però come già sapete, nei luoghi qua dei picnic, specialmente appunto quelli vicino alle river, poi ci sono diversi spot dove potete andare, dove vendono poi anche tutto quanto il materiale. Lo vendono, oppure ovviamente se siete qui in vacanza lo affittate. Costa veramente 4-5 euro e vi danno il tappetino, vi danno il tavolino, la lucetta e appunto quello che vi serve. Vorrei andare lì intorno alle 5, in questo modo riesco a trovare il posticino, anche se oggi è martedì, non ci dovrebbe essere
troppa gente. Rumore della lavatrice a parte, che è proprio qua sotto. Sto preparando le cose da portare e pensavo di prendere questi tre, che sono dei pacchettini di crackers. Poi ho questo porta contenitore dove ho messo i cucchiai e le bacchettine. Dopodiché queste sono delle cup, che così le prendiamo e le buttiamo. Questi adesso appunto li riscaldo. Qui ho fatto i cetrioli marinati. Sono fatti così, tagliati sottili sottili. Ho usato le stesse cose di quando li faccio con il gochugaru, che sarebbe la polvere quella di peperoncino. Però l'ho fatta senza peperoncino. Sono appena arrivata, quando è così preferisco prendere la metro perché ci metto molto di meno. Ricordatevi, non dovete scendere a Yoido ma Yuinaru. Sì, muore di caldo, però mi sono dovuta mettere la giacca perché sicuro dopo rinfresca. Che cos'altro, cos'è questa metro tutta futuristica? Guardate cosa hanno messo. Di solito io a scala 2, però ho scoperto di recente che questa, la 1, ha la scala mobile. È rettifico, non è la 1 ma è la 4. La 4. Mi raccomando, perché appena arrivate sarete attaccate da quelle signore che vi danno i volantini. Potete anche non prenderli, non siate maleducate, come vedete lo fanno tutti. Però guardate che bellissima giornata oggi. Comunque questa è la mia uscita. Volevo farvi vedere sullo schermo che è da 27 gradi, ma come sempre non l'ho capita perché gli schermi me li fa sempre vedere così. Ovviamente di tutti i posti, indovinate io dove mi sono andata a infilare. Su quella gomma da masticare. Yeah! Ragazzi, vorrei farvi vedere un sole più carino, ma oggi c'è questa nebbiolina. Inquinamento. Questo è il nostro picnic, il nostro tavolino con le nostre cose. Bravissima. Le ciotoline. Qua c'è il dolcetto. Purtroppo questo mi preoccupa. I gabbiani. Guarda, guarda. Ho visto troppi video in cui i gabbiani rubano il cibo. Però vabbè, se questo è rimasto caldo dovrebbe essere buono. Comunque capite quando vi dico la Corea è un posto sicuro. Questi hanno lasciato il fake Alexa, perché poi qui non c'è Amazon. Giustamente il tablet, andati via. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, qua potrebbe passare chiunque. E infatti ragazzi, guardate come vengono spenti. No, no, no.